Muniti di guide e cartine, siamo pronti per andare a fare 4 passi sull'antico acquedotto in Val Bisagno. Parlando di Val Bisagno e in particolare di acquedotto, questa mattina mi ha raggiunto in panchina, cambiando tra l'altro municipio, il presidente del Circolo Sertoli. Ciao, benvenuto. Ciao, benvenuta. Grazie a te di avermi invitato. Figurati, è stato un piacere e sei qua con noi per parlare intanto dell'attività del vostro circolo. Sì. Ma io ti ho voluto invitare anche per parlare di una cosa importante che c'è stata a maggio, che è stata l'inaugurazione del sentiero completo dell'acquedotto che voi con tanta buona volontà e tanto olio di gomito avete messo a disposizione di tutta la città. Sì, senz'altro. Allora, del circolo dirò brevemente che è nato 10-12 anni fa da varie iniziative che avevamo già svolto in altri ambiti, nella pubblica assistenza e per il territorio. E un gruppo di amici che si è radunato ha creato questo circolo dove ci si occupa di attività culturali, ricreative, formative, ci occupiamo un po' di tutto. Attorno al 2004-2005, grazie a un evento che è stata, diciamo, la messa di nuovo in funzione del ponte sifone sul Geirato, e noi eravamo lì in quella zona, abbiamo accolto presso la nostra associazione tutte le altre associazioni di volontariato e anche singoli cittadini che si occupavano di gestire, curare l'antico acquedotto storico di Genova. Che è una grandissima risorsa. È una grandissima. Perché lo può essere sia per i genovesi ma anche dal punto di vista turistico. Esatto, è proprio quello che vogliamo portare avanti, perché nel corso di questi anni è stato trascurato, un po' come è successo per tante altre risorse della città. Forti, il cimitero di Staglieno, monumentale di Staglieno, e il trenino di Casella e altre realtà che potrebbero diventare, soprattutto per i croceristi o per gente che viene a Genova per il turismo, potrebbero diventare una risorsa e creare dei pacchetti turistici per cui la gente non si ferma 1 o 2 giorni solo per andare al Porto Antico o a vedere il centro storico di Genova. Ma si sposta anche un po', si sposta anche nella parte, diciamo, periferica della città, esatto. Nel senso che non è proprio il cuore, non è il centro storico. Esatto. Qui voi avete messo in campo la vera cittadinanza attiva, cioè voi siete andati fisicamente sui sentieri a pulirli. Esatto, è successo così che 2 anni fa io ero in prossimità di andare in pensione e hai detto, ma perché stare a casa? Perché stare a casa? Grazie anche all'intervento di gente che lavora nel mondo dei mass media, sono riuscito a divulgare la notizia che avevo un sogno da realizzare, quello di riaprire un sentiero che faceva parte un tempo del vecchio acquedotto storico e era il vecchio percorso che congiungeva il ponte sifone da entrambi i lati. Prima dell'Ottocento praticamente l'acqua passava di lì, da quel pezzo che abbiamo riaperto. Poi hanno creato proprio questo ponte, per cui hanno tagliato di netto la valle, diciamo, del Geirato, dove c'erano vari borghi, c'era San Bernardo, che sarebbe in realtà Geirato, ma la chiamano San Bernardo per la cappelletta. Poi c'era i Carpi, dove abito anch'io, che è un piccolo paradiso, lo ritengo io perché sono andato a vivere lì appositamente. Poi c'è San Giacomo e dopodiché Pino Soprano, dove ci si ricongiunge all'altra parte del ponte sifone. Quindi circa 2 anni ci avete messo in tutto? Circa 2 anni, ma tenendo conto che lavoravamo solo al sabato mattina, una mattinata durante la settimana. Insomma, onore al merito direi. Ecco. Oggi è visitabile? Oggi è visitabile e lo stiamo diciamo curando sempre noi volontari, e devo precisare che dei volontari del Circolo Sertoli non siamo in tanti. La maggioranza è gente che ha aderito a questo mio appello e sono soci del CAI, ma del CAI di
tutta Genova e non solo di Genova, per cui abbiamo anche raggruppato appassionati di altre associazioni. Ecco, se cittadini. Qualcuno volesse ad esempio darvi una mano, può ancora? Benissimo. Dove vi trova? No, allora ci può trovare contattandoci tramite il gruppo Facebook Fans Acquedotto Storico di Genova, tramite, posso darlo il mio cellulare? Lo diamo. Direttamente, io lo tengo acceso anche di notte, quindi non c'è problema, spero che mi chiamino di giorno. È 347-00-12-499. Insomma, le informazioni ci sono tutte. Se avete voglia di farvi quattro passi sull'acquedotto, adesso potete, grazie all'impegno del circolo, ma se volete dare una mano e fare parte di questa meravigliosa cittadinanza attiva, c'è spazio anche per voi. Grazie per essere stati grazie con noi questa mattina. E a voi tutti ricordo che, come sempre, potrete vedere e rivedere questa intervista sul nostro sito xliguria.it.